un po' particolare. Io mi occupo esclusivamente, direi, di agricoltura biologica. Immagino che forse avrete sentito questa parola. Utilizza, e qui sta la differenza più grossa, utilizza dei prodotti chimici per la difesa delle piante, per la nutrizione del terreno, cosa che in agricoltura biologica è assolutamente vietato. La cosa che vi dico, poi andate a prendere la merenda. Nell'azienda normale il terreno sarebbe nudo, senza niente sopra. Riesce a sentire, no, le differenze fra queste piccole particelle, perché la sabbia è un po' più grossa, granulosa, il limo, hai detto la parola giusta, è piuttosto fangoso, melmoso, ed è più sottile, e l'argilla è la più piccola, ancora più piccola, piccolissima. Quindi lui, riuscendo con la bocca, riesce, non dico a dire che questo terreno ha il 30% di argilla, il 50% di limo, sarebbe un mostro, no? Però riesce a definirlo. È secchissimo questo terreno, perché è stato raccolto. Come lo senti tu il terreno? Lo senti? Sì, ma qui lo senti polveroso, sabbioso? Qui cerca di descriverlo. Ma allora, il terreno lo sento piuttosto duro. Rispetto a qua, magari diciamo che la parte è un po' più viva, che è più morbida, perché è stata scavata dai vermi. Sì, sì, dove... spacca facilmente, rimane, è allora, argilloso, qui, cioè rimane compatto. Dove sta scavando il mio compagno Christian? È abbastanza, si scava abbastanza facilmente. Sfregolando. Sì, esatto. Più forte che avanti è duro. Esatto. E sulle radici puoi dire qualcosa, Christian? Le vedi molto, molto in fondo, le vedi. Buono, esistono radici, si chiamano affittone, radici fascicolate. Qua c'è un verme morto. Dove? Sì. Eccolo, guardate. Oh, che schifo. Morto. Allora pensate in questo terreno. Allora. Ma no, non è morto, è vivo? Ah, oh, no, è morto. È morto, morto. Sì, le radici, morto. Le radici come vanno, sì, in profondità, no? Pensate che duro, cioè che difficoltà per le radici. Prego. Vorrei veramente raccontare, perché abbiamo trovato un lombrico, e quindi raccontare il lavoro enorme che fanno i lombrichi. Pensate che Darwin addirittura, quando alla fine del 1800, ha fatto un lavoro grossissimo, uno studio importantissimo sul comportamento dei lombrichi, e ha detto alla fine che i lombrichi, finalmente nessuno più avrà il coraggio di dire che non sono i lombrichi a formare il suolo, perché è un compito loro. Cosa succede? Il lombrico cosa fa? Intanto il lombrico va su e giù, di solito. Sapete che è un tipetto che non troverete mai a Sistiana a prendere il sole, no? Assolutamente no. Lui adora l'umidità, no? Non l'acqua, ma il terreno bagnato. Lui si muove, fa delle gallerie. Già il fatto di fare delle gallerie è meraviglioso, perché così le radici delle piante riescono a muoversi, circola l'aria nel terreno se ci sono delle gallerie, ma il lavoro più importante che fa lo fa andando su e giù. Allora, quando lui è sotto in profondità durante la giornata, quando c'è il sole, mangia negli strati più profondi del terreno. Stiamo sempre parlando di 30 centimetri, non pensate che vada giù dei metri, ci sono anche quei lombrichi enormi lì, ma non nel nostro paese. Quelli che lavorano superficialmente, parliamo di 20 centimetri di terreno, dalla superficie in giù. Loro vanno in giù durante il giorno, sotto mangiano particelle di terra, e l'argilla, il limo sono quelle particelle, le mangiano, poi vanno su, perché loro hanno bisogno di mangiare anche le parti organiche del terreno, i resti dei vegetali, no? Qualche insettino morto, le robe che sono in decomposizione, in distruzione. E allora cosa fa? La pancia piena di argilla e va verso su per andare a cercare le sostanze organiche.
mangiucchia e nel suo intestino si mescola la terra, la parte minerale, con la parte organica. Si mescola talmente bene con addirittura, beh, sapete bene come funziona anche il nostro intestino, no? Ci sono lo stomaco, i succhi gastrici, poi nell'intestino tutta una serie di altre cose. Si mescola tutto bene e forma delle specie di grumetti. Quando arriva su e vuole uscire dal terreno perché di notte va a dare un'occhiata e a mangiare sostanza organica, prima di ritornare giù, sapete che cosa fa? Proprio quello. Se non l'avete mai vista, bisogna andate su internet e digitate turri, no, cacchina, che ti viene fuori chissà che cosa. Si chiamano, le sue cacchine si chiamano turricoli. Che nome strano, no? Terra turricoli, ma vai a vedere, sembrano delle piccole torri, per quello anche si chiamano così. E lui, cioè, sembrano dei ricami. Io l'immagine ve l'avevo portata per farvela vedere. È proprio un'immagine, potremmo andarli a cercare, perché anche qui ce ne sono. No, non serve. Non serve scavare, sono superficiali. Adesso vado a fare un giretto e proviamo a cercarli. No? E cosa, lì, quello che lui lascia è già una fantastica e perfetta terra, perché si è mescolata la parte organica e la parte minerale direttamente nella sua pancia. Quindi aveva ragione, no? Darwin, che diceva sono veramente gli artefici della formazione del suolo. Perché anche normalmente la particella di argilla si legano proprio, hanno la capacità di legarsi alla sostanza organica. Una parolina che non vi ho spiegato e non ne abbiamo parlato, tutta questa massa vegetale si trasforma nel terreno in qualche cosa di più importante, qualche cosa che dura nel tempo, si chiama humus. Avete mai sentito questa parola? Tutto quello che arriva al terreno, quindi i resti delle piante coltivate, e le bestioline morte, e le foglie. Vedi come va giù, mentre queste del trifoglio sono più superficiali. Sono più superficiali, sono più piccole, ma non è detto che le radici più piccole funzionino meno, anzi pensate che l'assorbimento dei sali minerali, perché è quello che fa la radice della pianta, una delle cose che fa, è massimo nei peli radicali, quindi in quelli sottili, sottili, più fini, più fini. Questa è grossa, ma ci sono qui intorno, e qui si vede ancora meglio, dei piccolissimi peli radicali, e quelli sono la parte più attiva nell'assorbimento, non quelle grosse, che sono anche quelle che tengono in piedi la pianta, perché la pianta si ancora anche al terreno, no?